Impressionante prova di forza per la Diesel Tecnica e i suoi Blue Boys, la compagine salese durante il 21esimo turno di campionato scrive un pezzo di storia battendo la capolista Capodorlando, squadra dalla storica tradizione cestistica. Una partita perfetta dei Blue Boys che seguono alla perfezione lo spartito richiesto da coach Patrizio e comandano il match per ampi tratti di gara. Ad una gara dal termine della prima fase, la Diesel Tecnica si regala quindi la vittoria ai danni della capolista, conquistando due punti fondamentali che si ritroverà nel girone successivo. Strepitosa su tutte la prova del centro Igor Biordi, che domina gli avversari al ferro e trascina i suoi nella volata finale. Nel post partita, al centro sportivo di San Rufo è festa grande, con i Blue Boys che si concedono al gremito pubblico valdianese, entusiasta della vittoria. Nell'ultima gara di campionato i Blue Boys faranno visita alla Fortitudo Messina per concludere al meglio la prima fase di stagione. Subito dopo, il campionato di B2 si concederà una settimana di stop, prima di premere sull'acceleratore in vista della fase ad orologio. Lo sapevamo già da inizio settimana che questa sarebbe stata una partita importantissima, tanto per i due punti della seconda fase quanto per confrontarci con un avversario di livello. E abbiamo dimostrato tutto il nostro potenziale, ce lo siamo dimostrati prima noi stessi e anche al pubblico. Oggi ci siamo molto divertiti in campo, questo è importantissimo, e ci prendiamo questi due punti, andiamo avanti. Non abbiamo fatto niente, però è un gran passo avanti. Noi siamo prontissimi, affronteremo ogni avversario come abbiamo fatto fino adesso, e adesso arriva il bello, nel senso che arrivano le partite che contano e stavamo aspettando questo momento da inizio anno, quindi dobbiamo continuare a lavorare in settimana, importantissimo, però sicuramente ci faremo trovare pronti. Faccio una dedica della vittoria a Ugo, che ha avuto una settimana difficile, ha passato un momento un po' delicato, noi gli siamo vicini e questa partita è frutto del ragazzo che è, perché ha fatto una partita strepitosa, e questa dedica è tutta per lui.